per sedurre, per conquistare, per far innamorare, come abbiamo visto, sono necessarie tre fasi fondamentali che sono attrarre l'attenzione della persona, attrarre l'attenzione cosciente della persona, bypassare, diciamo così, la mente cosciente, attrarre l'attenzione cosciente, bypassare la mente cosciente e stimolare l'inconscio. Intanto un saluto anche a Roxy e a Chris. È importante la stimolazione dell'inconscio, ma affinché avvenga devono essere svolte le fasi precedenti, ovviamente. Questo metodo, diciamo, trae le sue basi dall'ipnosi conversazionale. Ora, l'ipnosi conversazionale, diciamo che è il metodo di utilizzare la conversazione per generare degli effetti, se vogliamo, ipnotici. L'ipnosi è un acceleratore nella costruzione della fiducia e anche se la persona è vigile, diciamo, perché resta allo stato vigile, da un punto di vista è come se entrasse nello stato teta, nelle onde teta. Le onde teta sono onde che precedono la fase di sonno, diciamo, infatti l'ipnosi è uno stato onirosimile, in cui le persone diventano predisposte, diciamo, ad accettare le suggestioni. Fondamentalmente è importante quindi imparare a guidare la conversazione, imparare a ipnotizzare, a non essere ipnotizzati, che vuol dire imparare a sedurre e non essere sedotti, perché se sostituiamo, diciamo così, la parola ipnosi alla parola innamoramento, le cose non cambiano, gli schemi sono schemi simili. Allora, quindi abbiamo detto che la prima cosa fondamentale che bisogna imparare a fare è attirare l'attenzione. Per attirare l'attenzione, l'ho detto la volta scorsa, è sufficiente, ad esempio, rallentare la comunicazione. Quindi il rallentamento della comunicazione, parlare più lentamente, quindi questa è una capacità che deve essere appresa, perché se non si apprende, diciamo, questa capacità, non riusciamo a fare niente. E questo fa sì che la persona presti attenzione a quello che diciamo. Oppure un altro modo per attirare l'attenzione è fare qualche gesto particolare, qualche gesto strano. È quello che nell'ipnosi da spettacolo, ad esempio, quando l'ipnotista ti dice a me gli occhi, please, oppure solo quando lo dirò io. Ovviamente noi non possiamo fare questo, ma questa fase, diciamo, serve ad attirare l'attenzione. A me gli occhi, significa che la persona diciamo, deve guardarti. Quindi, poi abbiamo, se la persona parla, abbiamo visto la volta scorsa, ci sono dei modelli di interruzione, dei modelli più soft, e c'è anche un modello un po' più hard. Il modello più soft è: ti interrompo, scusa, scusa, ti interrompo un attimo. Questo è un modo per interrompere, diciamo, in modo più rapido la persona. Oppure possiamo interrompere anche in modo più brusco, più deciso, ad esempio dicendo attenzione, attenzione. Quando utilizziamo questa cosa, è fondamentale, una volta, questo serve per catturare l'attenzione, per attrarre l'attenzione, è importante, come dicevo la volta scorsa, che quando abbiamo catturato l'attenzione non dobbiamo iniziare a produrre un campo affermativo, dobbiamo iniziare a produrre rapport, quindi una cosa importante è dire ti posso fare una domanda, ti posso dire una cosa. Ti posso fare una domanda? È molto importante perché, diciamo, è molto importante perché sto creando un paradosso, no? Ti posso fare una domanda? Ti chiedo se ti posso fare una domanda facendoti una domanda.
Una volta che abbiamo fatto, diciamo, una volta che abbiamo, che domanda devo fare poi? Qui dobbiamo utilizzare, ci sono alcune domande chiave che noi possiamo fare, che noi possiamo utilizzare per creare un po' di confusione, che serve a creare un po' di confusione nella parte logica, ma anche per come possiamo dire, entrare, iniziare a creare, a rafforzare la nostra, la sua attenzione nei nostri confronti. Una domanda interessante, ci sei? Mi stai ascoltando? Questa è un'altra domanda molto interessante perché in realtà tu gli stai parlando e la persona è lì presente, quindi inizio a creare dei truismi. Cioè, dei truismi sono, è un campo affermativo fondamentalmente, perché la persona, io ti sto chiedendo, ci sei? Mi stai ascoltando? Beh, che ci sei è evidente, dov'è che sei? Non è che sei sulla luna e mi stai ascoltando, è ovvio, sei qui davanti, mi stai ascoltando ovviamente. Quindi già questo costrutto, diciamo, è fondamentale perché va in qualche modo a diciamo, catalizzare l'attenzione e iniziare a mandare un po' in tilt la parte logica, no? Che dice che non riesce a capire che tu stai dicendo delle cose, ma non riesce a capire totalmente, no? Ma il tono con cui vanno fatte questo, all'inizio il catturatore va fatto con tono perentorio. Aspetta, aspetta, ti fermo, questo è, oppure attenzione, attenzione. Se dire attenzione, se, questo vale se una persona sta parlando ovviamente, no? E tu vuoi interromperlo, perché l'attenzione, dire attenzione, attenzione. Noi siamo abituati che quando qualcuno ci dice attenzione percepiamo un pericolo, quindi li stai inducendo anche tra virgolette un briciolo di tensione, no? Che da un punto di vista dell'acquisire l'attenzione della persona è fondamentale, gli stai generando un po' di paura. Fondamentale nell'ipnosi conversazionale è avere la capacità di guidare la conversazione. Quindi, diciamo, per utilizzare questi strumenti, poi alla fine dobbiamo essere noi a parlare. Poi c'è un momento in cui bisogna anche ascoltare, però, in questo caso, dobbiamo essere noi a guidare la conversazione e naturalmente. Possiamo dire che l'uso delle tecniche ipnotiche, di ipnosi conversazionale, deve indurti o devi essere abile a parlare molto, e abituarti, diciamo, a parlare in questo modo, no? Tra l'altro, se la persona, diciamo, se la persona, come possiamo dire, è una persona che si interrompe facilmente, tu lo capisci anche dall'interruttore, quando dici aspetta, aspetta, allora ti fermo, ti fermo. Se la persona si ferma immediatamente, significa che è una persona che è abituata o che risponde bene a ricevere dei comandi. Quindi questa è una cosa fondamentale. Quindi invece l'interruttore duro, attenzione, attenzione, potrebbe essere, diciamo, generare un piccolo shock. Per questo, non appena la persona si ferma, è bene utilizzare, in questo caso, in con tono molto più blando, ti posso fare una domanda. Se invece, dicevo, l'altra persona non sta parlando, possiamo ovviamente rallentare noi la nostra comunicazione e arrivare a chiedere scusa, ti posso fare una domanda? E la domanda, la prima domanda è ci sei? Mi stai ascoltando? In modo tale che questa persona tenderà a dirti di sì, no? Nessuno ti dirà di no se tu gli dici ci sei, mi stai ascoltando. Questo è fondamentale. E allora poi possiamo utilizzare tutta un'altra serie di tecniche per diciamo far passare
il nostro, per far passare il nostro messaggio. Questo è fondamentale. Quindi questa è la prima modalità per ottenere attenzione ed è fondamentale per poter poi somministrare le suggestioni. Ma imparate, esercitatevi ad ottenere attenzione.